Soprattutto in un momento storico in cui i testimoni diretti sono rimasti in pochissimi. Liliana Segre si è espressa su questa paura e dice: avrò paura che saremo dimenticati. E noi dobbiamo rendere quelle esperienze vive anche oggi, attualizzarle ad oggi e non studiare la storia come qualcosa che ti insegna delle competenze e delle nozioni storiografiche, ma la storia ci deve insegnare a vivere in un mondo migliore affinché quella storia non si possa più ripetere. Purtroppo viviamo in tempi talmente bui che questa paura inizia a essere diffusa in persone che hanno una coscienza. La storia, ricordiamo, non si ripete mai uguale, ma si ripete. E adesso stiamo correndo dei grandi rischi, soprattutto quando moriranno gli ultimi testimoni. E quindi per noi è fondamentale, come amministrazione comunale, il Comune di Rimini ha reso ufficiale, istituzionalizzando il progetto Memoria dal 1964. Penso che siamo uno dei primi comuni in Italia ad averlo fatto. Si pensa che il Comune di Roma l'ha reso ufficiale dal 2005. Vedete che questo comune, questa amministrazione, succedendosi, ha ritenuto fondamentale l'importanza della conoscenza, della diffusione di quelle che sono proprio le cause di quello che ha generato quel momento storico. Allora, non erano presi da una follia generalizzata, non c'era un virus che si è diffuso annebbiando le menti, ma quello che sta succedendo adesso nel Mediterraneo, se pensiamo che una volta ci interrogassimo su come potessero vedere passare dei treni con delle persone che andavano a essere gasate in dei campi, adesso vediamo dei gommoni che partono e l'indifferenza della gente rimane la medesima. Quindi penso che mai come oggi sia importante ricordare.